per SpongeBob e Patrick. Gli hanno cambiato l'angolazione. Finalmente siete miei, piccoli molluschi. Aspetta, Dennis, guarda, dietro di te. Non gli dai i soldi, mi sembra. Stupido da caderci. Dite ciao, belli. Non mi sembra che nel film gli dava i soldi. Poi magari mi sbaglio. Ritornano a casa, ma è un posto molto differente da quello che avevano lasciato. Dove prima c'erano grandi distese verdi e strade affollate, ora c'è Planctopoli. Una città triste e buia come il cuore del suo minuscolo sovrano. Tutti gli abitanti di Bikini Bottom dove sono Sandy? Addobbati con orridi secchi per il controllo mentale. E cosa più terribile, Re Nettuno è al Krusty Krab che si prepara a friggere Mr. Krab. Le uniche speranze non ce l'hanno più la macchina. Una spugna gialla e una stella marina rosa. Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere ai pericoli di Planctopoli? Speriamo. Guarda, benvenuti a Planctopoli, schiavi. Allora, Mindy, che cos'hai da dirci? Le teste di secchio di Plankton sono controllate da queste statue. Se le distruggiamo, possiamo fargli perdere i contatti. Mi ricorda il livello del sole di Futurama. Stesso tipo di atmosfera, fuoco da tutte le parti, lava. Mi dispiace, SpongeBob. Non hai abbastanza gettoni Goofy Goober per ottenere l'onda sonica. Mannaggia, e ora? Ma Mindy! Mi dispiace, SpongeBob. Mi dispiace, vaffanculo. Dunque, ho fatto un po' di monete, siamo a 40. Spero che bastino, speriamo. E vediamo. SpongeBob, hai abbastanza gettoni. Ah, finalmente. Per imparare un nuovo colpo. Meno male, Mindy. È il potere della musica. Il potere della musica. Ma l'immagine migliore non ce l'avevate? 157 watt e mezzo di metal spacca timpani. Certo, come no. Premi R1 per lanciare un'onda sonica dalla tua chitarra. Il potere della musica. Che poi ci sono tutti i livelli appunto a ritroso da dover rifare con questo potere della musica. Ma ormai siamo a fine gioco e i potenziamenti li abbiamo ottenuti tutti. Puoi guidare l'onda sonica verso l'obiettivo che vuoi colpire. Ah, si guida anche, è tipo il Patronus. Siamo arrivati a Città della Conchiglia e abbiamo preso la corona. Ho visto. Oh, SpongeBob, sapevo che ci sareste riusciti. Ma mio padre è già al Krusty Krab 2 dall'altra parte di Planctopoli. Oh no, e come facciamo? Oh no, ci sono teste di secchio ovunque, come passeremo? Suonando. Ho scoperto che Plankton controlla le teste di secchio usando queste statue giganti. Se le distruggiamo, possiamo fargli perdere i contatti. D'accordo. Forza, muoviamoci. Andiamo. Dunque. E funziona per 5 secondi, d'accordo. Questa animazione mi ha ricordato un gioco. Ecco cosa mi ha ricordato. Mi ha ricordato Infamous 2. C'era la stessa cosa che faceva Cole quando toccava le centraline elettriche. Comunque le toccava e lui faceva il raggio elettrico che potevi muovere. E se andavi contro un muro faceva la stessa cosa, faceva e poi scompariva. Comunque potenziamolo. A vista così credo che aumenterà il tempo. Con la chitarra dei Goofy Goober, quella vera. Vediamo. Con la potenza del permette all'onda di SpongeBob di dirigersi verso il suo obiettivo. Premi R1 per mirare all'obiettivo attuale. E cos'è cambiato, scusami? Forse va più veloce. Ah, forse me li... Super SpongeBob, me li indica. Ho capito. Beh, oddio, non è brutto come potenziamento, Io intanto mi faccio il giro perché ho il presentimento. Esatto, come lo rompiamo? Ah, beh certo. Non avevo pensato a questa opzione. Ma... ok, no, non ci posso salire. Non sono geyser che ci lanciano in aria. Mi fa molto ridere che le scossine elettriche sono talmente deboli che le uniche cose che possono uccidere sono veramente solamente le deduse. Ho sbagliato. Pensavo che anche questa roccia si rompesse.
Qua? No, non posso andarci, peccato. D'accordo, direi di proseguire. Credo proprio che dobbiamo... Esatto. Ma... rimarranno abbassate oppure no? Ah, se schiaccio R1 mentre abbiamo mirato qualcosa, gli va proprio addosso. Ora ho capito com'è che funziona il potenziamento. È un attacco a distanza che per certi nemici, cavolo, capiamoci, molto molto utile. Kaboom. Ecco qua. No, l'ultimo potenziamento, ti dirò, non è male, non è male. Allora, risaliamo un secondo di sopra e... Ok, non c'era nulla di che. Oh no, la casa è crollata. Dunque, avanziamo. Sai cos'è la cosa buona di Patrick? Aia. Non posso romperli, peccato. Peccato, speravo di poterlo rompere per poter passare, ma in realtà si muovono anche. Ok. E se gli lancio questo? Neanche questo funziona, d'accordo. Becca di questo. Mi fa molto piacere che comunque certi potenziamenti, tipo la palla, questa qui è veramente... molto molto forte. Ti permette inoltre, una volta potenziata, di liberarti di grandi quantità di nemici, ad esempio. Ma scusami, una curiosità, giuoco. Non ci arrivo. Addirittura, dicevo, fammi vedere una cosa. Ma se io lo colpisco direttamente, forse gli fa più danni che colpirlo solamente. Non lo so. Non è detto, può essere, ma non è detto. Ho il presentimento che aver rotto quelli... Ok. Allora, per un qualche motivo non si è aggrappato. No, è SpongeBob, vabbè, che cavolo, anche tu però. Allora, ecco qua, perfetto. Qui morte certa, a meno che non ci sia un modo più sicuro per passare. Posso saltare oltre? Certo che posso. No? Cioè, scusami, ci passa ma non ci passa. Vabbè, lo accetto così, dai. Ad esempio, se noi andiamo di qua, ricado di sotto. Cioè, nel senso, sai che forse... Ah no, ci arrivo, perfetto. Madonna mia, che paura. A proposito, giusto curiosità, scusami. Peccato, pazzo. Volevo provare a saltare oltre. Abbiamo imparato la te... C'è Sandy lì. Ma no, ma povera, c'è Sandy che sta... Vabbè, poverina. Non ci arriviamo, vero? Siamo uomini. È molto utile per togliersi i nemici già da certe zone. Però lì, tipo, come ci arrivo io in mezzo alla lava? Ho paura di cadere di sotto, vabbè. Ormai la tecnica l'abbiamo masterata all'incirca. La paura di cadere c'è sempre. Allora, questo ci abbiamo messo 2 o 3 colpi prima. Ok, forse dipende dal nemico, ma colpirli direttamente non cambia nulla. Non cambia, mi sembra, nulla. Ok. Grazie. Qui non si risale. E lì proviamo, vediamo se si rompe. A quanto pare no. Però, allora, credo che questa sia una zona per Patrick, perché rifacendo i livelli ho scoperto che lanciando il ghiaccio
La scienza ovviamente non esiste in questi concetti. Lanciando il ghiaccio nella lava, la facciamo congelare. Il come succeda ve lo lascio immaginare, quindi datemi voi la risposta perché io non la so. Dunque, a meno che... vedi? Infatti lì c'è il ghiaccio. E lì tra l'altro c'è anche la cabina per cambiarsi. Ok. Già avevo capito... Non so neanche io spiegarvi come, ma avevo già capito che SpongeBob non era arrivato a quella distanza. Cavolo. In realtà... Vabbè, in realtà no, l'ho colpito in pieno. Anche se si è glitchato malamente. Ecco qua. Ma in realtà, scusa, è una curiosità. Ma se io tengo premuto, lui fa uno zoom. Ah, forse serve... serve già per indirizzarti dove vuoi lanciare il colpo. Beh, utile comunque. Ecco qua. Dunque, stavolta cerchiamo di non morire. Ecco. Qui, perfetto. Ah, si alza. Troppo. Ah, peccato, non posso lanciarglielo. Dai! SpongeBob, però, anche tu. È caduto. Si è fatto male. Allora, rivedendo un attimo la scena, credo che noi dobbiamo stare nel mezzo. Dobbiamo stare nel mezzo, se... La palla, noi possiamo colpirla, però... Allora, ecco. Ah, cavolo, non hai tempo, però. Due colpi per distruggerla. Ok, devi iniziare a colpirla quando si sta aprendo, non quando già è aperto. Che distruzione. Allora, calmi un attimo. Ma... Senti, tra l'altro... Ma dai, gli hanno messo... Vabbè, guarda. Gli hanno messo sopra il... Ovviamente gli hanno messo sopra il casco, però... Un po' non me l'aspettavo. Dunque, dobbiamo andare da quella parte. Ma se io... Sai... Esatto, prima mi occupassi dei nemici già dalla distanza. Preso. Morto? No, ancora. Cosa mi ha colpito? Morto? Perfetto. E ti dirò, il tuo essere uomo ci salverà la giornata, SpongeBob. Ecco qua. Andato? Oh. Ad averli avuti prima certi poteri. Ecco fatto. Allora, distruggiamo. Sono andato un po' troppo in là. Dicevo, distruggiamo le casse. Niente cesta? Che strano. Comunque, noi dobbiamo andare in teoria di sotto. Però qui c'è anche un'anguria, il che vuol dire che dovremmo rompere qualcosa. Il mio pensiero è: prima dobbiamo lanciare il ghiaccio e buttarci di sotto con l'anguria. Ah no, invece no. Cioè, o meglio, ho ragione nel mio pensiero. A parte che, ok, ho ragione nel pensiero, solo sbagliato il modus. Vai, 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 vai. Eccoci qua, perfetto. Il punto è come... Cioè, come risaliamo adesso? Ah, rimane aperto, perfetto. Ah, però lì ce n'era un altro, aspetta. E io non l'avevo visto.
Allora, prima di tutto andiamoci a prendere questi punti extra. Ecco qua. E poi, ok, si aprono tutte e due. Perfetto. Sì, certo. Allora, dicevamo. No! Io continuo a sbagliare tasto ogni volta. Vai e prendilo. Vai, buttati di sotto. Patrick. Ecco qua. Ok. Che cosa? Ah, minigioco. Maledizione. Qual è? Va bene. Affrontiamo l'arena. Sfida finale. Uno da completare. Una sola? Perché ho la sensazione che quella medusa sia solo... E che ora appare... No, dai. Appare una medusa... No, io mi aspettavo una medusa gigante. Cioè, uccidevi la medusina piccolina e ti appariva la medusona gigante. Oh, guarda. Va benissimo, guarda, va bene. Tanto siamo a fine gioco, queste monete manco servono più. Voglio dire, prendiamoci sti altri punti in più. Maledetto. Ok, ora che ci siamo liberati dei nemici fastidiosi, vediamo. Secondo me appare già qualcuno, infatti. Lo so, ho sbagliato io. Dai. Ma che... Ma dai, l'avevo... Era colpitissimo. Vabbè, guarda. Non ti dico più nulla, gioco. Colpito. Ormai ho smesso di farmi domande. Ecco qua. Devo farli tutti a te, tutti quanti, o... O c'è una sequenza? Si disattivano per caso? Non lo so. Oh, le spine. Ecco, fatto. Non so perché questo livello mi ricorda un po' il livello egiziano di Crash Bandicoot, quello di... Tag Team Racing. Ottimo. Senza neanche essere dovuti andare in mezzo alle spine. Peccato che ci siano le scosse elettriche. Ma vabbè, quelli sono dettagli. Possiamo anche ignorare il fatto che potremmo morire scossati. C'è... Sì, c'è un bottone lì. No. Dove va? Non ho capito che è successo, ma per qualche arcano motivo ha iniziato a girare su se stesso. Fa vedere. Sono abbastanza sicuro che quel bottone lo dobbiamo prendere con il pugno. Sta chitarrata elettrica è iper utile. E visto che abbiamo ottenuto il potenziamento, andiamo. Sei panini. Ci manca un ultimo gettone. Abbiamo tutti quanti i potenziamenti del gioco. Allora, sì, c'è un bottone, però ovviamente non ci puoi arrivare. O meglio, se mi ci metto un attimo di più forse ci arrivo, ma non ho neanche voglia. No, che cacchio però. Eccoci qua. Allora. Io mi occupo subito dei nemici. Il tasto può essere premuto solamente col pendolo con l'onda sonica. Ma va? Davvero? In realtà no, non è vero. Lei ha detto che posso colpirlo con l'onda sonica, ma se anche mi ci lanciassi con la bomba forse ci arrivo, eh. Comunque, prima occupiamoci di tutti i nemici, se ce ne sono ancora. Ecco qua. C'era un altro bottone, eccolo lì, infatti. Ah, si sposta.
Ok. Se fa avanti e indietro continuamente, esatto. Dobbiamo pure farla a tempo. Questo vuol dire che per arrivare qua dobbiamo farci il percorso da questo di lato. Ma... no, non c'era nessuna speranza. Lo sapevo e comunque ho voluto provare. Oh, è andato anche questo. Non serviva a quanto pare. Però... e lo fa... ah, cavolo, su e giù quello. Come cavolo lo dobbiamo fare? Eccoci qui. Allora, andiamo ad attivare già questi altri pulsanti. Ecco fatto. E anche l'ultimo là sopra. Questo giro abbiamo più vita. Cerchiamo di non creparci. Se cos'è che però probabilmente creperà? La mia sanità mentale. Guarda, lo sapevo. Stavo giusto dicendo, sicuro appare qualche nemico che cerca di buttarci giù. O comunque, ogni volta che cadiamo, porca di quella miseria, dobbiamo rifarci tutto il percorso. Che per fortuna eravamo ancora qui, per carità, però. Ah, e va pure a tempo. Porca miseria. Sai cosa? Stavo pensando che in realtà potevamo rimanere anche attaccati. Però il problema è che dopo tot secondi lui... cade. Porca. No! No! Dove... ce l'abbiamo fatta al primo tentativo. E tu sei riuscito a cadere oltre il cacchio di muro. Non c'era! Non c'era il vapore! Come hai fatto a farti prendere da una cosa che non c'era? Non era ancora spawnato il vapore quando... guarda, sto zitto, faccio prima, sto meglio con me stesso. Ok, rieccoci qui. Aspettiamo. Ecco fatto. Questo l'abbiamo già attivato. Quindi allora, ipotesi, dobbiamo farlo adesso, quando risaliva. Che rischio. Mamma mia. Per un attimo ho avuto paura che questa pedana qui cadesse. Dunque, lì c'è un panino, ma non ci si arriva, vero? Non mi sembra ci sia nient'altro da attivare, vero? No. Ok, allora andiamo. Cercando di evitare il vapore. Aspetta che... ok. Ecco fatto. E andiamo. Boss fight. Guarda, lo sapevo. Vai, 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 fai pure. Cretino. Morto? Sì, 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 fai pure. Ho ho. Mukatte kurunuka. Io non mi avvicino di certo. Andata. Per un attimo ho avuto paura che dovevamo farci il giro di nuovo all'inverso. Ti immagini cadere ora? Mamma mia. L'incubo proprio. E... ecco fatto, finalmente checkpoint. Finalmente. Allora, sai cos'altro mi ricorda sta zona? L'ho già detto in realtà. Mi ricorda il livello del sole di Futurama. Sto gioco ha un che di sto livello appunto di Futurama, Vai. Oh cavolo. Allora, a meno che non sia a tempo. No! Allora, aspetta. Ok. Qui è da capire un attimo il tempo. Dove stai andando? Vabbè, l'ha colpito? No. La mia ipotesi migliore è che in realtà dobbiamo colpirlo con la palla, non con la chitarra. D'altra parte, però...
Ok, avevo ragione. Dio mio, quante. Ok, aspetta che passa. Perfetto. Addirittura. Ok, lì un pezzo per Patrick. Ok. Ok. Dai che ci siamo. Che... Ah, ma chi l'aveva visto che era... Fuck. Dove va, dove va, dove va? Ok, va a tempo. Cioè, va... Ho capito. Ho capito. Purtroppo tardi, però ho capito. Quale dei due si apre per primo? Credo che si aprano ogni volta che le due torri si toccano. Ok, e uno... Ah, è già andato? Ah, beh, in realtà non è stato difficile. Che è stato? Andato? A sto giro è stata facile. Non era difficile, solo che mi aveva colto totalmente alla sprovvista. Ok, calmi un attimo. Fatemi prendere il checkpoint, va? Ecco fatto. Devo riuscire ad allontanarmi un secondo. La prova salto in alto, please. Ok, dovrei essere... No, una volta che ti aggrano, credo che non ti abbandoni più. Un po' come i debiti. Ok, no, niente. Cacchio. Una volta che ti hanno aggrato, è la fine. Ok, però... Ah, no. Niente, devo... Devo riuscire ad ucciderli adesso e così. Il problema è che non riesco a vedere dove sparano. Esatto. Però calmi, non si sono ancora attivati. Esatto. Ecco qui. Non ti attivare, mi raccomando. Bravo, resta fermo. Resta fermo e immobile. Se non ti muovi non sanno che esisti. Esatto, miglior tattica possibile. Perché non ti giri? Vabbè, chi se ne frega. Finché riesco a colpirli mi frega relativamente poco. Ecco fatto. E quelli difficili ce li siamo già levati dalle scatole. Kaboom. Preso? Ok, quello più vicino l'abbiamo già tolto. Io direi che missione compiuta, giusto? Vieni qui. Oggi mi sento un vero uomo. Ecco qua. Qualcun altro? Non lo so, però in ogni caso c'è di nuovo il pezzo con Patrick. Allora, come dobbiamo... Vedi, questo è quello che dicevo l'altra volta. Purtroppo avere il potenziamento del pugno ti rende vano questi pezzi qua. Non li puoi fare. Non li puoi fare. Vabbè, tanto siamo arrivati a fine gioco, voglio dire. Cambia realmente poco prendere 50 punti o poco meno. Che in realtà mi sa... Sì, no, sono 50, ho detto, mi sa che sono 20. Dov'è il pezzo di ghiaccio? Eccolo lì. Facciamo cambio. Eccoci qua. Ma ricambiarci con Patrick e SpongeBob ci ricarica la vita di entrambi. Aspetta. Ecco fatto. Sì. Cacchio. Allora, il trucco per questo minigioco è andare dove sarà, non dove si trova.
Porca miseria. Se non sei preciso nei salti è la fine qua. E infatti non sono riuscito a prenderlo. Dobbiamo, esatto, prenderlo adesso. Ok. Quello va di sotto. No, morte istantanea. Speravo almeno un piccolo saltino. Meglio muoversi. Vai, 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 vai. Dicevo, speravo in un piccolo saltino. Anche toccando la lava. Spero che non mi sparino i missili nella schiena, però. Va che in realtà non è facile. Cioè, oddio, non è il minigioco più difficile che abbiamo affrontato, per carità. Però se non prendi il tempo giusto, alla fine. Ecco qui. Vanno a tempo questi. Cacchio. Ho visto quello che scompariva. Ha detto apparirà. Ok, quindi. Ah, il tempismo è. Devi prima saltare su uno e poi sugli altri. Ok, ok. Non ho ben capito con che meccanismo dovevamo far apparire questa pedana, ma dovevi comunque saltare fra le altre e poi alla fine questa appariva. La madonna. Proprio davanti alla cabina, vabbè. E niente, liberiamoci di nuovo dei nemici. Ok, come apriamo la porta? Ah. Pensavo ci fosse chissà quale meccanismo io. Tra l'altro ci sono ancora due prove che non abbiamo fatto in questo livello. Questo vuol dire che ancora non è finita. Oh Gesù, ancora lui. Sai che non avevo... Non l'avevo mai lanciato. Effettivamente non l'avevamo mai affrontato lui con SpongeBob, questo qua. L'avevamo sempre fatto con Patrick. No, ho sbagliato, volevo... Ho schiacciato R1 per caricare il colpo, non per uscire. Quanto ci fai che adesso mi riappaiono i nemici addosso? E infatti. Però mi ha ricaricato la vita almeno. Allora, carichiamo subito il colpo. Ma è Patrick quello? Andata? Sì, è andata. Ok, con SpongeBob questo nemico è un filino difficile da tirare giù. Perché due colpi di manate non lo tirano. Giusto per... è proprio curiosità la mia. Okay, ma cosa sta facendo Patrick? Boh, vabbè. Ok... La miseria. No, scusami. Cioè, io mi dovrei fare sta roba qui? Ci deve essere un meccanismo. Ci deve essere un meccanismo di qualche tipo per abbassare le spine o per avvicinare i muri. Sono tanto distanti. E niente, l'unica è sperare che SpongeBob continui ad andare sempre più in alto. Ma a parte che cosa è attaccato Patrick? Dovrebbe essere tipo una ragnatela, però sembra una roba rosa a cui non vorrei dare un nome in questo momento. Ah, cavolo. Becca di questo. Ma troppa gente da gestire. Ecco fatto. È ancora vivo? Ok, no. No. Oh, fuck. C'è uno spawner. Ci sono due spawner addirittura. No, no, ma è...
Come cacchio li gestisci? Come cacchio gestisci tutta sta roba? Troppa! Basta! Ok, dovrebbe aver smesso di sparare. Proviamo a metterci qui nell'angolino. Niente, si attiva immediatamente. Si attiva immediata, è un Terminator quello. Niente, dobbiamo giocarcela d'astuzia. Dobbiamo giocarla d'astuzia e colpire da questa distanza se vogliamo sopravvivere. Che poi, se non hai questo potenziamento, è difficilissima sta zona. Se non hai l'ultimo potenziamento, questo qua della chitarra, che io già pensavo che non fosse niente di eccezionale, invece ci sta salvando la vita. Ci sta salvando la vita sto potenziamento. E io pensavo fosse inutile. Vabbè, inutile no, quello assolutamente. Però, sai che non so perché mi sto complicando io la vita adesso. Basta che mi avvicino, non c'è più quello che spara, meno male. C'è lui che spara. Però da questa altezza dovrei essere al sicuro. Però io mi metto comunque dietro al muro. Te, non si sa mai. Morto? Perfetto. Il problema è che 100% ne sono sicuro morirò per colpa del vapore. Quanto ci fai? Ecco qua. Non ci dovrebbe più essere nessuno. Non dovrebbe. Però sai, non mi fido. Io per sicurezza. Non. Sto standard, sto giro non si rompe? Strano. Vabbè, tentiamola. Ok, aspettiamo che... Vai! Ok, non dovrebbe esserci comunque nessuno. Aspettiamo che... Esatto. Vai! Ecco fatto, vai! Che poi non ha senso veramente non ucciderli prima ancora di esserti avvicinato, eh. Ok. Vai, 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 corri al panino, corri al panino. Non era necessario, però. Ok, vabbè, non importa. Solo due pulsanti, attenta a non premi i pulsanti sbagliati. Cioè, scusami. Oh, cacchio. Ah, ok, i pulsanti, oh Gesù. A logica mi viene da pensare quelli dove c'è il 5, però. Quindi dobbiamo trovare la combinazione giusta. Mangia una mentina. Uno giusto e uno è sbagliato. Io dico che questo era quello giusto. Se è sbagliato anche questo, vuol dire che era giusto l'altro. La soluzione te la danno immediatamente. Grazie, tra l'altro. E meno male. Ok, vai. Non so perché mi aspettavo che la lava salisse o qualche cazzata del genere. Madonna mia, ma sto livello... Bello lunghino. Oh no. Tu non mi stai facendo questo, vero? Tu non mi stai facendo questo. Ok, almeno ci siamo ricaricati la vita, dai. No. Me lo sta facendo e come? Come? Come si fa questa roba? Non ne hai il tempo! Che tempismo ha questo minigioco? Ok, è un tempismo di merda, è un tempismo di merda, veramente. Non ne hai il tempo, non è fattibile. Non è letteralmente fattibile.
non è plausibile. So che si può fare, l'hanno fatto. Vuol dire che è fattibile. Però porca di quella miseria. Ci devi, un bambino ci doveva mettere tutto l'impegno possibile per sta roba, eh. Ok, credo di aver capito, dobbiamo prendere la curva. Esatto. E uno è andato. Devo alzare? No, ti prego. No, ti prego. Non dirmelo. Vabbè, non importa. Vabbè, in realtà è facile. È molto più semplice questo che tutti gli altri che abbiamo fatto. Perché alla fine è solamente io che devo continuare a schiacciare X e aspettare che salga. Non era difficile. Però cacchio, c'è qualcosa da queste parti. Allora, voglio davvero cadere per prendere quella cesta? A parte lì quanti punti. Vabbè. Per il completismo. Grandi cercatori. Ehi, grandi cercatori, va a cagare. Mi devo rifare di nuovo la salita. Vabbè, che in realtà non è neanche così terribile. Poteva andare peggio. Ed eccoci in cima. Distruggiamo le casse. Minchia. E di nuovo lui. Tu sei l'ultimo. Allora, è probabile che non ci arrivi mai. Esatto. Che cacchio. Ma ok. Cavolo. Ok. Già rimasti con una vita sola. Io mi rifarei la scalata. Vai, 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 vai. Ok. Uno è già andato. Ci siamo già minimamente semplificati. Ma come mi ha colpito due volte. Ok. Ok. Dai che ce la facciamo. Andato? No, è ancora vivo. Ok, è andata, è andata. Muoviamoci. Cacchio. Corri. Siamo già in svantaggio. Si abbassa pure questo? Fantastico. È terribile questa zona. Cavolo, questa zona vuol dire che per uccidere questo qua devi farlo qui sulla pedana. Il che vuol dire che davvero devi avere tutti i potenziamenti, se no col cavolo che la fai. E guarda, lo sapevo. Cazzo. Morto? Ok. Dov'è il panino? Eccoli là. No, mi sa che ci crepo, sai. Il vero problema è che ho paura dell'onda d'urto. L'onda d'urto dei missili ci può far male. Dove è andato? Ok. Ah, fuck. O lo uccidi subito o non lo uccidi più questo. Il vero problema sono loro, i primi tre. Ma se li lascio lì? Adesso mi è venuto sto dubbio. Ti rendi solamente più difficile la vita. Di tantissimo. Non c'è modo di farlo senza ucciderli prima. Sei in un balletel. Sento. Ok. Il vero problema adesso non sono più quelli coi missili, perché ormai li ho imparati, ma è questo tizio qua. Questo tizio qua
il suo colpo è stronzo, è veramente stronzo, perché anche se colpisci le palle verdi a volte non te la conta. Lui bene o male a questa altezza si fa colpire facile. Lui invece molto spesso il colpo di rientro non va a segno per qualche arcano motivo. Aspetta. Ok. Sparami. Sparami ancora. Ok, è andata. Finalmente. Perché non avete messo un checkpoint? Per non semplificarti la vita, te lo dico io. Ma giusto per... Ok, credo sia finita però. Credo proprio che ci lanceremo. Oh no, non è finita per niente. C'è la battaglia là sopra, sicuro. Un'ora e sette per fare sto livello. Madonna. D'accordo, andiamo. Guarda, lo sapevo. Però... Ok. È una battaglia di uno scomodo, maledizione. Allora. Ok. Andato. Devi anche tener conto che potresti cadere di sotto. Meno male, è andata bene alla prima, per fortuna. Plankton, non puoi più scappare. Tardi, SpongeBob. Renettune è già al Krusty Krab 2. È tutto pronto per friggere crepe. E non c'è niente che tu possa fare. Questo lo vedremo. Vorrei restare a parlare, ma ho uno spettacolo da mandare avanti. Adoro il piano Z. Non andrai via così, Plankton. Questo è stato il livello più difficile di tutti.